Eccola, eccola che parte. Ah, il salmone, un salmone. Ciao ragazzi, oggi siamo a Cassano d'Adda, più precisamente all'Oasi Olimpia, e spero proprio di farvi vedere che pesci ospita questo grande lago, perché alla fine è un lago enorme. Da riva ci vuole una giornata intera per farla, invece ovviamente oggi siamo in barca e quindi riusciremo a batterlo bene tutto. In questo lago sono presenti predatori come troti stupende, allevati in corrente, quindi pesci pinnatissimi, bass e ovviamente altri pesci che dopo ci spiegherà bene bene chi gestisce tutta la struttura e tutto il lago. Oggi pescherò essenzialmente a streamer, quindi a mosca, e con degli artificiali. Ovviamente no kill, monoamo senza ardiglione, ragazzi, sempre ricordatevelo. Quindi ragazzi, io inizierò a pescare e spero di farvi vedere qualche bel pesce. A tra poco. Artificiale si è slamato, artificiale di Cocoon Bait, dopo vi farò un video, ve lo faccio vedere più dettagliatamente. Eccolo qua, guardate che spettacolo, devo rilasciarlo. Ciao bello, anche il primo pesce è arrivato, ragazzi, finalmente, dopo qualche lancio, qualche toccatina molto molto timida, siamo riusciti a tirarlo fuori. Andiamo così. In barca con Osama Bin Laden. No, fa freddo ma solo in faccia, non capisco come è possibile. Madonna, quante marcature, Andre. Sono dai 3 ai 10 metri. Anche pesci abbastanza grossi. Perché per avere delle marcature così grosse. Guanama! Ecco, porca maledetta! Eccola! Bella! Bella! Avevo sotto un'altra che gli è corsa dietro. Ancora qua. Che spettacolo, ragazzi, bellissimo. Guardate quanti, che belle pinne. Adesso continuo a lanciare perché c'è la mangianza delle ridee, bellissimo, spettacolo, anzi lancio subito, vediamo di farne una dietro l'altra. La dichiaro, doppietta, l'ho detto che l'avrei fatta, bella, madonna mia che pesce, bellissima questa, davvero bella. Madonna, un salmone. Madonna mia, fermo una chicca. Guarda. Eccola qua. Che colore, ragazzi. Devo dire release. Bellissima, davvero. Pronta? Si sono attivate, ragazzi, si è scaldata un attimino l'acqua e stanno bollando da tutte le parti. Figata, adesso vediamo di farne altri.
anche a secca, ragazzi. E che bestia, bellissimo, enorme, è la più grossa. Ai, mi brucia le dita. No raga, troppo divertente, non potete capire. Spero di trasmettervi quello che sto provando, perché mi sto divertendo un po'. Cioè, ma avete visto la caccia? Eccola che fa. Ah, un salmone. Porca puttana, che figata. Adesso ci metterò 6 giorni a guadinarlo qua. Eccola, è ripartita, cazzo. Ecco, quello che non volevo che capitasse è capitato. Cioè, raga, è incredibile quanta cazzo di forza abbia sto pesce. Eccola, piano piano. E riparte. C'ho male al polso, c'ho male al braccio. No, è immenso, è una balena, guardalo. Ma cos'è? È una balena. Guarda con la secca in bocca. Ma quanto sei grossa. Andiamo di guadinarlo. Ok, è dentro. Porca troia, ragazzi, che pesce. Oh. Questo era un pesce da 70 cm almeno, cioè, ma stiamo scherzando. Dai, mi bagno anche la mano. Porca troia! Cioè, ragazzi, guardate qua che pesce. Che pinna! Che pinne! Sono venuto qua per questo, ragazzi, bellissimo. Dai, che la rilascio. Ma che colori, soprattutto. Che colori. Guardate qua che pesce. Ecco, ce l'ha fatto. Raga, se non siete mai venuti all'Oasi Olimpia, veniteci, perché non ve ne pentirete. Parola di Manolo. Questa qua è la marcatura del pesce che ho appena rilasciato, il mostro che è andato giù in picchiata fino al fondo. Siamo qui alla riserva Oasi Olimpia in compagnia di Aldo, che è il gestore. Ciao a tutti! E niente, dai, parlaci subito di questo progetto, raccontaci qualcosa. Allora, il progetto Oasi Olimpia è nato praticamente con me, perché già da piccolo avevo questa passione per la pesca e quindi la voglia, come tutti i pescatori, di avere un mio lago di pesca. È ovvio che le decisioni importanti che abbiamo preso in questo lago sono state soprattutto quella di non fare il classico laghetto di pesca, ma di dedicarsi a quello che è un'oasi naturalistica e quello che è una riserva di pesca. Le specie ittiche, infatti, che ci sono all'interno di questo lago sono al 99% autoctone, quindi scardole, tinkle, borelle, cavedani, lucci italici. L'unico esemplare, l'unica specie che non è autoctona è il black bass, visto che io sono un amante del black bass, ma anche perché alcuni di essi erano già all'interno delle acque e quindi non potevo ovviamente tirarle fuori. Insieme a un agronomo, un ittiologo e un biologo abbiamo poi sviluppato tutte le varie semine, partendo ovviamente da quelli che erano i ciprinidi, quindi alborelle e scardole. Abbiamo fatto fare delle freghe e successivamente abbiamo inserito i predatori per, diciamo così, equilibrare tutto il sistema. Adesso la natura praticamente fa il suo corso, è tutto perfetto, è tutto in perfetto equilibrio, non ci resta che divertirci, direi, a pescarlo. Certo, no? Certo, ovviamente bellissimo. Qui è tutto catch and release, quindi si pesca con ami singoli e senza ardiglione, fondamentale il guadino di gomma, fondamentale il rispetto soprattutto dei pesci, il modo di prenderli in mano eventualmente se si vogliono fotografare gli esemplari anche da 5-6/7 kg, per esempio le trote, sono solo trote allevate in corrente in Trentino, perfettamente pinnate, esemplari che tirano veramente come locomotive, e questo è il quid in più che ho voluto dare a questo posto, investendo veramente tanti denari proprio per mettere all'interno delle specie ittiche veramente veramente ricercate. Da quant'è che siete aperti sostanzialmente alla pesca sportiva, al pubblico?
Allora, Oasi Olimpia ha aperto al pubblico il 4 luglio del 2020. Io ho vinto il bando di gara, diciamo così, del comune di Cassano d'Adda il 18 di aprile sempre del 2020. Ho cominciato a lavorarci. Nell'arco di un anno più o meno abbiamo realizzato tutto quello che vedete intorno a noi, quindi tutti i vari servizi che non sono per forza inerenti alla pesca. Infatti ci sono aree per fare il barbecue, aree per fare il picnic, ci sono delle barchettine trasparenti sulle quali salgono i visitatori, non i pescatori, c'è un parchetto giochi, c'è una tavola fredda, anche un pochino di tavola calda. E per quanto riguarda il concetto pesca, abbiamo anche delle barche, delle Canadian 370 e anche 432 a disposizione, tutte con motore elettrico, e sono sempre disponibili, sempre cariche per far divertire i nostri amici e colleghi pescatori. Perché è necessario pescare in barca, o è più bello pescare in barca? Perché sono 2 chilometri di sponde, quindi 2000 metri quadri di rive, tutte pescabili, e 150.000 metri quadri di acqua, quindi girando in barca, in belli bot, qualcuno viene anche in kayak, si può godere veramente completamente l'Oasi. E ad Oasi Olimpia ci si diverte perché il pesce è tanto, pesce e il pesce ballato. È bello, non c'è niente da fare, il pesce è stupendo. Ah, un'ultima cosa, Oasi Olimpia è sempre aperta tutti i giorni dell'anno, vediamo se quest'anno a Natale magari ci ritagliamo qualche oretta da passare insieme ai parenti, e comunque se siamo liberi si va a pescare. Perfetto, hai detto praticamente tutto, non resta che venire a trovare. Noi siamo a Cassano d'Adda, in via Cascina Cesarina, troverete tutti i nostri contatti qua sotto. Perfetto ragazzi, e ora andiamo a pescare. Ciao a tutti. Raga, un'iridea con un becco del genere non l'ho mai vista. Guardate qua che pesce, fantastico. Cavella, bellissimo, spettacolo. Ho mangiato sto giro su un ondulante da 10 grammi in colorazione boccalone. Benissimo, dai, continuiamo, vediamo di fare qualche altro pesce. Proviamo col vermettone del botto. Eccola. Bello. Direi col vermone del botto. Ne scatto ad L. Vermone del botto ormai distrutto. Bel pesce ragazzi, stupendo. Anche questa mi ha lavato, mi sto divertendo un mondo raga, non potete capire. Ora sono tornato a pescare come pescavo stamattina, ossia con il Lipless di Cocoon, lo Jodorowsky, un artificiale eccolo, porca, come stavo per dire, un artificiale della Madonna, catturato trote anche in libera, cioè spettacolare, azione slow sinking. Vabbè. Passato a cambiare attrezzatura per riavere subito la trote in canna. Ma che bella! Dai! Questa volta lo spoon è sempre di Cocoon Bait, bellissimo, in colorazione cavedano, e la trovate lei.
notte qualche bestia. Verso l'infinito e oltre. Bene ragazzi, la nostra sessione di pesca è terminata, io mi sono divertito tantissimo davvero, vi invito tutti quanti a venire a provare questa fantastica cava che alla fine più che cava è davvero un lago, è imballato di pesci ma proprio pieno, e vi posso dire che comunque li ho catturati sia con spoon sia con lipless e poi a secca con una Chernobyl abbastanza grossina. Sicuramente ci ritornerò sia da barca che da riva, quindi se volete organizzare, non so, una pescata con Manolo, fatemelo sapere qui nei commenti. Ovviamente, come sapete, la trota in libera è chiusa già da un mesetto abbondante, di conseguenza i laghi a pagamento per chi vuole pescare le trote sono un ottimo compromesso, e come avete visto dalle catture che ho fatto, i pesci qua sono bellissimi e tirano da matti, sono attivi come la Madonna. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, vi lascio in descrizione i social di chi mi ha costruito le esche, in questo caso Popun Bait. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video, io vi saluto. Anche il basker in caccia sull'alborelle, l'ho sparato il lipless mentre scaricavamo la barca. Carpe diem.